Un nome unitario e di qualità per poter tornare ad amministrare la città di Bari. Prosegue la marcia di avvicinamento alle elezioni amministrative 2024 e il centrodestra è al lavoro per individuare il profilo giusto del candidato sindaco che rappresenterà la coalizione. A fare il punto della situazione è stato Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia e coordinatore di Forza Italia a Bari, durante la presentazione del nuovo direttivo cittadino dei giovani del partito. Work in progress, io ho sempre detto che non è il tempo del candidato, è la qualità del candidato o della candidata. Ci vuole un candidato o una candidata che faccia la differenza. Ecco, su questo stiamo lavorando alacremente, il tavolo regionale si riunirà quanto prima per, diciamo così, vagliare quelle candidature che possono essere, a mio avviso, in questa linea, cioè una candidatura che sia vincente perché di qualità. I dirigenti dei partiti che compongono la coalizione continueranno a confrontarsi per trovare un nome che soddisfi appieno tutte le forze politiche. Secondo Sisto sarà necessario individuare un profilo di qualità, ma soprattutto motivato. Quindi il lavoro è di sinergia, di ricerca di intese e soprattutto di ricerca di un candidato motivato, anche questo è un dato estremamente importante. Il sindaco deve apparire ed essere motivato. Il viceministro ha escluso categoricamente l'opzione primaria e il nome del candidato sindaco di Bari sarà comunicato al termine del confronto durante il tavolo regionale. La parola primarie non è proprio nel DNA né in questo momento della coalizione. Credo che molto più semplicemente ci saranno delle, come posso dire, primarie interne del consenso condiviso, fatemi passare questo neologismo, nessun tipo di confronto che non sia quello sul tavolo della coalizione regionale.